Le avverse condizioni climatiche dell'ultimo weekend hanno portato gli organizzatori a cambiare l'arrivo della regata velica Diomede Rotary, non più le Isole Tremiti come da tradizione, bensì il porto di Rodi Garganico. L'appuntamento agonistico era valido come seconda tappa del Grande Slam Gargano, il campionato di vela pugliese voluto dalla Lega Navale di Manfredonia e dal suo presidente Donato D'Andrea, che con un team sta migliorando l'immagine nautica di tutto il Gargano. Una sorta di tappa di collaudo sostanzialmente. Mi è dispiaciuto non arrivare a Tremiti perché era una regata, diciamo, molto attesa, però purtroppo le condizioni meteo non hanno permesso l'arrivo, anche la logistica a Tremiti di questa regata. Però un ringraziamento speciale va alla città di Rodi e soprattutto alla Marina di Rodi perché si è messa a disposizione in questo momento di difficoltà. È cresciuto il Grande Slam, invece di 4 tappe, 6 tappe, oggi siamo alla seconda. Prossima tappa il 15 di luglio per la città di Rodi, e la cosa più importante è questa preparazione per la Pizzo Munno Cup, la regata storica della Lega Navale Sezione di Manfredonia. Doppia tappa, Manfredonia-Vieste, Vieste ritorno, e ci aspettiamo grandi numeri come gli altri anni. A fare da splendida cornice all'evento anche la selezione di Miss Diomede, vincitore della regata, l'equipaggio di Iemangia Manfredonia, la barca di 13 metri di Maurizio Capunso con vele in carbonio che ha percorso il tratto di mare Manfredonia-Rodi in sole 6 ore. La riuscita della manifestazione si deve principalmente all'accoppiata tra Lega Navale e porto turistico di Rodi Garganico. Ai nostri microfoni, Marino Masiero. Io direi grazie a voi assolutamente per averci onorato la vostra presenza. Siamo veramente felici di avervi ospitato, tra l'altro una regata di notte con un mare teso, un vento teso e mare grosso. Stamattina alle 5 eravamo in acqua ad aspettarvi, devo dire è stato entusiasmante vedervi arrivare, insomma. E intanto devo dire che questa marina viene gestita finalmente, perché ci siamo noi da gente di mare. Viviamo in mare da quando siamo nati, siamo appassionati di vela, competizioni a motore, facciamo eventi sportivi e anche mondani. Il fatto di ospitare una serie di regate come le vostre ci fa solo che è un grande onore, un grande piacere. Adesso vi aspettiamo per la regata dei Trabucchi, dove alla sera sarà una cena di gala. Facciamo anche la selezione di Miss Italia nel frattempo che vi aspettiamo, e questo non disturba, la bellezza risolleverà il porto.